Una gara molto interessante a Montreal, finalmente abbiamo potuto usare gli slick dopo due giornate di grigio, di pioggia, 15 gradi di temperatura. Domenica abbiamo visto una bellissima giornata con quasi 35 gradi di asfalto. L'impatto sulla gara è stato importante perché tante squadre sono partite con una strategia in testa di una sosta, ma hanno visto velocemente all'inizio della gara che la due soste sarebbe la strategia vincente, salvo Paul De Resta che ha fatto per lui una gara spettacolare perché è partito dietro, non ha passato neanche il Q1 in qualifica, ha fatto una sosta solo usando la gomma con la mescola media per 57 giri, quindi ha fatto una strategia veramente diversa. Davanti abbiamo visto di nuovo la Mercedes che soffriva di degrado sul posteriore delle gomme, una cosa che abbiamo visto in tutte le gare quest'anno, hanno un passo di qualifica veramente importanti, ma in gara soffrono, e la Ferrari comunque che ha sfruttato veramente bene le gomme per arrivare a una seconda posizione veramente importante.